ragazzi, bentornati sul mio canale per l'amichevole odierna. Oggi partita con Alessandro, squadra da 694.000 punti. In realtà come limite mi era stato dato 700.000 tondi, però dovendo giocare con una formazione metà azzurra e metà verde, io o sforavo di brutto o rimanevo leggermente sotto. Ho optato per questa via di mezzo, dai, 694.300, bene o male ci siamo. Non sono stato fortunatissimissimissimissimo con il modulo, sapete che io i miei moduli li scelgo un po' a caso anche per provarli un po' tutti. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, questo 4-4-2 praticamente dovrebbe essere il modulo che si potrà ottenere dall'evento che introdurranno domani per me. Voi quando vedrete questo video sarà già probabilmente sabato o domenica, quindi l'evento sarà già fuori da un pezzo. Io lo sto registrando prima che l'evento esca. La formazione comunque che danno dovrebbe essere questa, dicevo, formazione verde e blu. Io già so che lui è in porta Muller, perché me l'ha detto, e qui qualcuno potrebbe dire: beh dai, però stavolta ti è andata bene, almeno puoi mettere Ino. Sì, posso mettere Ino, ma se ce l'ha anche lui, e sto parlando di Ino, non mi azzardo neanche a scomodare Sua Maestà Santana, e dovesse avercelo anche lui, capite che insomma io rischio di subire praticamente un gol ad ogni tiro. Ho messo Wakashimazu al posto di Salinas, anche se Salinas mi darebbe quei 2000 punti in più, perché Wakashimazu con l'evento che si concluderà domani per me, che si è concluso questa settimana per voi, mi ha guadagnato comunque tre bei palloni neri, e la sua respinta è andata all'S21, quindi generalmente la potenza che genera, appunto, che sprigiona la sua respinta è superiore alla parata di Salinas, motivo per il quale oggi gioca lui. Io credo che sia una vana speranza di limitare i danni da questo punto di vista, però dai, magari scopro che con questo modulo mi trovo benissimo. Il punto debole sarà il fatto che i due centrocampisti esterni non hanno passaggi, e non hanno neanche 1-2 perché non c'è Tsubasa in campo, e quindi non li posso sfruttare a dovere. L'ideale sarebbe stato giocare con il 3-2-3-2, però credo di averlo già usato tipo nelle ultime 2-3 partite che ho portato sul canale, fermo restando il fatto che al momento in cui io sto registrando l'intro non so se poi porterò questa partita sul canale, ma io registro tutte le intro come se dovessi portare tutte le partite sul canale. Pertanto mi andava comunque di cambiare un pochettino. Oggi me la sono presa con calma, perché tanto sto registrando proprio sciallatamente. Il ragazzo con cui dovevo giocare a quest'ora purtroppo ha avuto un contrattempo, quindi non abbiamo potuto giocare. Sto aspettando Alessandro. Ad ogni modo, non vi annoio con... anzi no, sì, vi annoio con qualche chiacchiera ulteriore quest'oggi. Allora, mi stanno chiedendo in molti di spostare gli orari delle partite nel weekend, cioè gli orari delle partite, la registrazione delle partite, o comunque i giorni in cui io gioco le partite durante il weekend, il sabato e la domenica. Allora, l'ho ribadito molte volte e ci tengo a ribadirlo ancora. Per me il sabato e la domenica sono due giorni sacri, perché sono dedicati alla famiglia. Io di sabato e di domenica il telefono lo prendo in mano solo per guardare i messaggi, leggerli e magari rispondere a qualcuno, quello sicuramente, però non gioco sul telefono, il PC neanche lo accendo, per dire. Quindi capite che non è una cosa fattibile al momento, però mi sto organizzando, diciamo, un po' così, per vedere se riuscirò comunque a combinare qualcosa a partire dal mese di ottobre, a combinare qualcosa anche durante i weekend, non tutti i weekend naturalmente, e non per molto tempo naturalmente, ma a partire dal mese di ottobre. Non vi dico subito all'inizio di ottobre, non vi dico una metà di ottobre, non vi dico una data certa, perché come dicevo prima sto vedendo di organizzarmi, ma dal vedere di organizzarmi al fare qualcosa di concreto ne passa. Mi chiedono anche di fare qualche live, e sì, mi sto organizzando anche per le live. Non a caso mi sto un pochettino aggiornando con la componente hardware, diciamo così. Ci vorrà anche qua un bel po'. Anche qui penso che magari riuscirò, forse nel caso, volendo, si spera,
che poi ho finito a fare qualcosa a partire da una non meglio data precisata di ottobre. Ripeto, prendetelo tutto con le pinze, prendete tutto con le pinze, perché sono ipotesi, sto vedendo di organizzarmi in qualche modo, magari ce la farò, magari no, però mi sembrava giusto tenervi informato anche su questa cosa. Ok, adesso dopo 5 minuti e passa di intro direi che posso veramente chiuderla qua, andiamo a giocare la partita. Ok, me l'ho manco accorto di aver fatto Pier Capitano. Oh, Mullerone, come mi sono pentito di non aver pullato ai banner dei samurai tedeschi ma di aver puntato sui brasiliani. Come mi sono pentito. Troppa differenza fra Salinas e Muller, decisamente. Ok, partito di colpo. Eravamo qui a scriverci. Eravamo qua a scriverci su Facebook, ma perché non va? Adesso va. Sì, va, ok. Va bene. Sono piccoli problemi di lag. Ho fatto una mezza cavolata perché non ho neanche visto la sua formazione alla fine. Beh, Santana, il B60. E anche il nuovo Brazil Soccer. Allora, fa intercettazione, vediamo se la tattica più maestosa che c'è in questo gioco è Santana Dream Fest, nuovo Brazil, nuovo Brazil Soccer, arrivi quasi in porta e tiri. Fortunatamente Matsuyama la intercettò. Vai Nittino! È mio. Un rimpallo! Sembrava troppo bello, buttato proprio alle ortiche. Buttato proprio male. Passaggio, gioco di piedi superbo. Allora, lui vedrà che io ho più intercettazione che dribbling. No, ma fa il passaggio, dai, fa il passaggio. Gioco di piedi superbo, Misugi, lo devi attaccare. Inizio, ha fatto gioco di piedi superbo. Adesso lo devi attaccare a un respiratore automatico. Fuori gioco! No, lasciagliela che è fuori gioco! Lasciagliela che è fuori gioco! Oh, caspita, ero lì a pigiare pressing apposta per sta roba. Passaggio, vai Misaki, dai, sei un po' cotto, ma... Ah, lui ha solo la difesa. Quindi... Userà la difesa? No, secondo me fa intercetta, vediamo, secondo me fa intercetta. E no, ha usato la difesa, ma fregato. Magari fa intercetta perché non penserà che io provo a dribblarlo da lì. Invece ci ha pensato. O forse pensava con l'intercettazione di... Sì, ma i miei difensori che sono lì in mezzo. Caspita, lo fanno lui, fatelo anche a me. Sbagliato. Cacchio, lo sapevo che me la pigliava. Allora, dribbling a 64? No, passaggio del drago non lo farà mai. Tiro? Può farlo. Può farlo o può fare il dribbling? Ma vediamo, secondo me lui prima prova a dribblarmi. Secondo me lui prima prova a dribblarmi. Riconnessione in corso. Buona. Questa l'ho azzeccata. Vediamo. Ma no, speravo di zomparlo. Contrasto, blocco, contrasto. E poi... Beh no, io faccio il tiro. Io non provo a zomparti. Cioè, Vulcan, mamma mia, che bello sto Vulcan. Mannaggia. Oh, me le imbrocca tutte. Oh,
Oh, Vulcan, ragazzi, Vulcan che è azzurro, a parità di critico blocca l'S14 Dino. Blocca l'S14 Dino. Che ieri facevo discussione con un ragazzo che mi diceva: ma no, ma è inutile quando usare il limit break sul blocco di Vulcan, tanto lui nel blocco è già forte. Usalo, cavolo, ti ferma le cannonate. Rotazione o il tiro, nuova coppia d'oro. Secondo me fa nuova coppia d'oro, vediamo. Esatto. Mamma mia, che forte quel Vulcan. E ammetto di averlo sottovalutato male, ragazzi, ammetto candidamente di averlo sottovalutato malamente. No, dovevo tirare prima che arrivasse Vulcan! Però non ha l'intercettazione, quindi io posso fare il passaggio di tacco. Nitta, spero che tu hai il tiro al volo, però mi finisce il full power ora che gli arriva a Nitta. Cavolo. Ah, mi è già finito il full power. Blocca pure il passaggio, ma pensate che mostro, mamma mia. 45esimo. Allora, primo tempo difensivamente giocato benissimo da entrambi. Quel Vulcan è, soffro il fatto di non avere il trequartista al centro, purtroppo. Con un 3-2-3-2 avrei provato più uno sfondamento centrale. Allora, proviamo a far così. Sposta questi due a vedere se magari mettendolo dall'altra parte riesco a scavallare un pochettino Vulcan. E poi, boh, cavolo. Cioè, a me forse servirebbe di più Tsubasa a questo punto di vista che Riva Hull. Facciamo così. Mettimi coso di là e mettimi dentro Tsubasa. Sì, ci perdo un devasto, ma mi serve di più Tsubasa. Ci perdo 12.000 punti, è una cifra pazzesca, però se mi serve, mi serve. Tanto Riva Hull lì è buono per fare il tiro dalla distanza. Lui mi frega e mette Soda. Ah! E pensavo di aver fatto la gattata del secolo. Allora, come me la gioco adesso? Adesso me la gioco a funghi, me la gioco adesso. Vediamo, arrivo Hull, può fare solo la difesa. Passaggio zompa erba e gli faccio saltare, non andare in area di rigore, ti prego. Rimani fuori dall'area, passaggino. Mazza, così, un dorato da nulla. Fortuna che non l'ha toccata. Però è lungo come passaggio, se c'è qualcuno in mezzo con un po' di intercettazione mi frega. Vulcan. Prendi a te, Nitta, non farmi scemate, bravo. Ma sapete che io quasi quasi lo provo? Dai, proviamolo. Perché sennò tanto, ora che la stoppa, arriva Pierre poi usa il blocco. E mi frega. Dai, proviamo questo tiro a 10 del tornado. Lui che parata avrà? Avrà la 60. Cioè aveva tipo il dribbling a uff di Dino. Non oso immaginare che tipo di parata abbia. Cavolo, lui ha Dino e Santana in attacco. Cioè gli basta tirare praticamente. Ah, usa l'S34 proprio per non correre rischi. Colpo di sfortuna. Questa è stata la mia reazione. Nani, cioè proprio. Immaginate se tira lui! Immaginate se tira lui il mio povero Wakashimazu, che fine fa? Lo vado a trovare direttamente al Camposanto se tira lui. Dai, mia.
Beh, va bene, una rimessa, ok, è già un rimpallo quasi favorevole. Ah, Misugi, secondo me non lo fai più il gioco di piedi superbo, io continuerò a fare intercettazione anche perché mi consuma di meno, quindi è chiaro che io continuo a fare intercettazione. A parte che non la intercetterebbe comunque perché è di tipo agilità contro tipo tecnico, io se fossi lui me ne fregherei ampiamente veramente del fatto che io abbia l'intercettazione e andrei di passaggio, perché tanto lo zompa comunque. Avrebbe potuto farlo anche nel primo tempo. Perché è dietro la passata? Ah, perché forse era in fuorigioco l'attaccante. Tutti in fuorigioco. Mazza che drago che sono stato. Lui ha il passaggio uguale. Vabbè, io qua faccio il contrasto per forza, non ho nient'altro. Tanto intercettazione non la prenderebbe a priori. Ha già attivato il full power. Porca boia. C40 arcobaleno. A Tsubasa, se è furbo la passa a Tsubasa. No, io l'avrei passata a Tsubasa. Allora, so che utilizzerà il nuovo Brasil Soccer. Allora, nuovo Brasil Soccer. Va in porta e tira. Se hai un... utilizziamo anche noi il full power. Ti scaraventerò via. Se ha un minimo di lungimiranza fa così. O la passa in mezzo al massimo, perché in fascia la passa in mezzo. Però è la tattica con Santana... Mamma mia, Gito! Arcobaleno! Non aveva sbagliato, con Santana è la tattica perfetta. Se giocate con l'attacco a due, fate il nuovo Brasil Soccer e poi tirate, perché il nuovo Brasil Soccer è un 1-2 che veramente è lunghissimo. Cioè vi porta Santana a fare 30 metri senza neanche accorgervene. Io qua tiro direttamente perché voglio perdere tempo. Detto proprio chiaramente. Comunque dicevo, la tattica perfetta è nuovo Brasil Soccer e tiro se giocate con un attacco a due, oppure nuovo Brasil Soccer e passaggio in mezzo se giocate con l'attacco a tre e Santana è uno dei due laterali, naturalmente, perché se Santana è centrale. Ho tirato da lontanissimo perché con Pierre quella palla lì è palla persa, non posso provare a scartarlo, non posso provare a passarla, è palla persa. Quindi in questo caso si tira, e distanza esagerata, infatti l'ha parata con una mano, quella di prima a 10 con l'S34 niente, questa con una mano. Come cambiano a seconda delle distanze è veramente incredibile. Oh, avevo il giocatore davanti. Chi è? Vai Nittino. Beh certo, tiro al volo sinistro del falcone. Ovvio, anche solo per fargli consumare energia. Ecco, grande Nittuccio. È un po' troppo angolato per impensierire Mullerone. Però va bene. Sono sempre minuti che si mangiano. Sto Muller, mannaggia a me, perché non l'ho trovato? Giocavo con la mono blu, anche se era la più debole di tutte le mie formazioni, se trovavo sto Muller. Grande Matsu, fagli vedere cosa sei capace di fare. Ok, iniziamo già con i saluti. Ok, sto giocando a tenerla io, chiaramente sto giocando a tenerla io. 45-21, dai, va bene, finito. Userà la parata normale? No, dai, usa la parata normale, magari la para pure, può anche base. No, non ci ha provato, mi ha regalato il gol finale. Quel tiro lì di Ino, giuro, non me lo sarei mai aspettato che entrasse. Va bene il critico, va bene che comunque il tiro a 10
ha un moltiplicatore di 210, quindi non è propriamente debole. Va bene che era dentro l'area, va bene che era vicino, va bene che era vantaggio di colore, ma con la parata S34 di Muller, con tutto il boost completo, perché era la prima parata che faceva, non avrei mai immaginato di segnare. Mai, mai, mai. Però dai, oh, tutto sommato me la sono guadagnata, cioè, sta partita, no? Al secondo tempo ho messo anche un giocatore che mi ha abbassato tipo di non mi ricordo quanti mila punti il totale complessivo della squadra. Come vedete, come i cambi a volte comunque ti svoltano la partita, i cambi giusti fatti nella maniera corretta. Dai, tutto sommato, 4 tiri, i miei 4 tiretti me li sono fatti, 13 passaggi a testa. È stata sudata, ma è stata bella. Allora, ringrazio Ale per aver giocato con me. Ragazzi, questo video lo vedrete credo tra sabato e domenica, perché devo portare prima il video dell'aggiornamento del venerdì, che ci sarà veramente un bel po' di roba. Io lo sto registrando di giovedì, quindi l'aggiornamento non è ancora uscito. Lo porto perché la partita mi è piaciuta e per una volta tanto che riesco a fare gol a Muller, permettetemelo, ma devo metterlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Pace e belli, alla prossima.